Castone in quarta, Elena Maria Bonfanti in quinta e Maria Benedict Citbolu, romana di padre nigeriano, in sesta corsia. Molto molto incerto il risultato finale, direi corsie 3, 4, 5, 6. Stefano, se la possono giocare tutte. Eh sì, molto importante il passaggio al primo 200 metri, chi prende la corda ha un grosso vantaggio. Partita molto forte, Iadisle Di Pedroso, a differenza di quanto fatto nella batteria. Iadisle Di Pedroso che è in seconda corsia, era praticamente quasi al suo primo 400 indoor in batteria, passata fortissima la Pedroso, attenzione. Adesso vediamo se riesce a prendere la corda, Maria Rica spacca, non ce la fa, provato a insedirsi. Adesso si fa la seconda, va a bruciare la Pedroso proprio all'inizio della curva e va in prima posizione Maria Erika Spacca. Maria Erika Spacca inseguita dalle avversarie, ma adesso è difficile prendere il primo posto, bisognerà allargarsi in questo finale per cercare di andare a superare la Spacca. Attenzione, attenzione con il 79 Maria Erika Bonfanti, ma alla fine va a vincere Chiara Bazzoni. Dovrebbe essere Chiara Bazzoni, 53-45 per Chiara Bazzoni, credo che sia lei ad essere. Bella doveva essere questa gara e bella è stata. Bella è stata fino al finale con Maria Rica Spacca che non ha tenuto, alla fine era riuscita a prendere la corda ma ha pagato quello sforzo. Con una Chiara Bazzoni che, se verrà confermata al primo posto, 53-44, Chiara Bazzoni fa il primato personale a livello indoor, aveva 53-78, dunque butta giù tre decimi dal proprio primato personale la Bazzoni. Secondo posto dovrebbe esserci Elena Maria Bonfanti e al terzo posto Maria Erika Spacca. Attendiamo naturalmente l'ufficializzazione dei risultati. Dovrebbe essere la Bazzoni. No, no, Bazzoni sicura prima, 53-44. Sto aspettando di capire. Al secondo posto dovrebbe esserci Bonfanti e al terzo posto Maria Erika Spacca, che qui vediamo nell'ultimo 200 metri quando si sta. Sì, la Spacca ha fatto quello sforzo incredibile alla fine del primo giro che qui comincia un po' a pagare. La Bazzoni, nonostante fosse rimasta un po' intruppata, trova questo slancio finale. Vedete come spinge con le braccia, con la testa, e si butta sul rettilineo. Una bellissima, beh, bellissima una bella gara, sì. Stefano, certificata anche dai tempi. Elena Maria Bonfanti 53-47, abbatte di più di 4 decimi il proprio primato personale che aveva stabilito a Genova poc'anzi in questa stagione, 53-89, primato personale a livello indoor. E Maria Erika Spacca fa 53-67 e lei è l'unica che aveva un primato personale inferiore, 53 netti. Eccolo qui nella mentre fase vediamo finale. Dietro che la Pedroso paga un passaggio un po' troppo spedito, ma la Pedroso si vede, Stefano, che non ha esperienza a livello di 400 indoor. Ieri proprio era partita lenta, oggi ha voluto partire a sprombattuto e dopo aver preso la corda però si è